Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Finalmente dopo un mese che la moto era dal meccanico con i vari problemi che vi ho descritto nel video precedente, se ve lo siete persi andatevelo a vedere. Nel frattempo vi ricordo anche che chi mi segue su Instagram ha già ricevuto in anteprima vari spoiler, varie notizie, varie informazioni riguardanti la moto e non solo. Comunque finalmente oggi siamo in sella. Ieri ho ritirato la moto e ragazzi non potete capire quanto mi è mancata. È allucinante, veramente stare senza moto era una cosa che non avevo mai provato per così tanto tempo, da quando ce l'ho, e mamma mia quanto mi è mancata. Comunque, prima di spiegarvi come mai la moto è stata ferma tutto questo tempo dal meccanico e per quale motivo l'ho dovuta portare dal meccanico, vi dico già che questa non sarà ovviamente una corsa sul Vesuvio. Uno, perché non ne ho tantissima voglia, e due, perché purtroppo la moto va rodata. Dobbiamo farci questi 500 km di rodaggio con il gas aperto massimo al 70%, quindi capite bene che comunque parlando di un 6,60 con 50 cavalli, non potendo aprire al massimo il gas, non è che andiamo chissà quanto veloce, ma va bene così. Attenzione che qua l'asfalto l'hanno grattato. Wow, ottimo, quindi ce ne andremo tranquilli. Ci facciamo un po' di chilometri giusto per fare questo rodaggio il prima possibile e poter di nuovo camminare come si deve il prima possibile. E non vi nego che fortunatamente ho trovato un clima anche abbastanza comodo, perché non fa caldo, si sta veramente bene anche con giacca e guanti, in moto almeno. Quindi meno male, almeno per questo sono contento. Ah, da quanto tempo che non venivo sul Vesuvio e da quanto tempo che non portavo la mia MT, quindi adesso mi devo anche, diciamo, riabituare. E non è una cosa da niente, considerando che per brevi tratti ho portato una Yamaha Tracer 900 da ben 115 cavalli con tutti i vari controlli del caso, soprattutto la frizione antisaltellamento. Adesso riportare questa è totalmente un'altra sensazione. Alla minima scalata brusca il posteriore ci abbandona, non ne vuole sapere di evitare di slittare, quindi capiamo bene che la situazione è molto diversa e molto complicata. Ma comunque è sempre la nostra MT, un pochino abbiamo imparato a conoscerla in quest'anno e mezzo che ce l'abbiamo, quindi possiamo andare un pochino più tranquilli. Eccola, molto brusca perché il suono off si fa sempre sentire, e abbiamo anche dei parastrappi molto simpatici da dover cambiare, quindi appena diamo un po' di gas, soprattutto a regimi bassi, si sente che strattona un pochino, ma è normale. Eccola, guarda come ti strattona.
ma ci va, madonna, bene così più o meno. Mi sta dando dei calci allucinanti, ma le vogliamo un bene dell'anima lo stesso. Ci è mancata un sacco e non vi nego che ho portato appunto la Tracer 900 per un bel po'. Non ci ho fatto ovviamente né tanti chilometri né passi o strade che me l'abbiano potuta far godere appieno o quantomeno capire veramente, ma vi posso assicurare che la comodità che ha questa MT-03, la versatilità, l'agilità, ragazzi, è tutta un'altra storia. Ovviamente è una moto che deve piacere e la potenza appunto vi deve soddisfare, nel senso di accontentare, ma vi posso assicurare che per me è molto molto divertente e soddisfacente. Ma guarda che temperatura! No ragazzi, ve lo giuro, si sta benissimo. Il cielo è anche leggermente coperto, una pietra sulla visiera. Ottimo. Ah, mamma mia, ci voleva proprio. Da quanto tempo? Troppo bello, troppo bello. Comunque, siamo finalmente arrivati al momento in cui vi posso spiegare come mai ho dovuto tenere ferma la moto per tutto questo tempo. Allora, per chi ha visto il video passato in cui appunto vi spiegavo che la moto purtroppo dovevo portarla al meccanico e le possibili motivazioni, adesso siamo arrivati alle conclusioni, perché la moto al meccanico c'è stata, i soldini glieli ho posati e anche tanti, però va bene, il lavoro è stato fatto come si deve, in un po' troppo tempo forse, ma il lavoro è stato svolto come si deve e di questo sono più che contento. Comunque, la moto ha avuto problema al motore e problema alla frizione. La frizione era completamente andata, infatti non riuscivo più a innestare le marce, la folle non ne voleva sapere di entrare con semplicità e quindi la frizione è stata cambiata con una frizione originale nuova, e la differenza, ragazzi, vi assicuro che si sente tutta, ma proprio tutta. Invece, per quanto riguarda il motore, abbiamo dovuto sistemare, portandola dal torniere, spinotto della biella, spinotto del pistone, albero motore, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente tutte le varie guarnizioni, perché il motore l'abbiamo dovuto aprire, e quindi un bel lavoraccio al motore, non da parte mia perché non ne sarei capace, ma da parte del meccanico, che è stato veramente professionale e bravo. Quindi, avendo cambiato, diciamo, risistemato tutto il motore, mi ritrovo adesso con una moto praticamente nuova, perché il motore è nuovo, funziona da Dio, è veramente un orologio svizzero, per non parlare del cambio, che è stata la prima cosa che ho notato, e ragazzi, mamma mia, veramente, dovete provare per capire, e non potete capire in questo momento quanto sono felice ad essere di nuovo in sella del Mettina e poter finalmente... Aia, cos'era? Poter finalmente essere di nuovo libero, tranne la roba che mi viene scaraventata contro, ma qua il Vesuvio che prende sempre fuoco, mannaggia. Ah, che bello. Ricordiamoci che il gas non lo posso aprire più del 70% e credo che non lo sto aprendo neanche più del 40%, perché comunque vorrei fargli fare un rodaggio veramente impeccabile, anche perché questa moto, come l'ho sempre tenuta un gioiello, vorrei continuare a tenerla un gioiello, perché non vi nascondo che comunque i 50 cavalli ok bastano, ma fino a un certo punto. Sto per brevissimo, fra un paio di settimane al massimo, conseguirò la patente a 3, quindi diciamo che la possibilità di fare un upgrade, diciamo, non è assolutamente da escludere, e niente, quindi questo è.
oggi ho deciso appunto di venire qua sul Vesuvio perché è una delle strade, diciamo, migliori che posso trovare, il più vicino possibile a me, e comunque non è una brutta strada. Madonna ragazzi, che bello ritornare in moto, mamma mia. Sentila come fischia la gomma posteriore che è slitta. Attenzione che adesso c'è la discesa, che a tratti più goduriosa della salita, anche se io preferisco la salita, hai molto più controllo, ma qua ci vuole molta attenzione, bisogna credere in San Brembo e non fare cagate, perché comunque mamma mia come drifta, mamma mia ragazzi che spettacolo. Vedi qual è il problema, è che qua, per quanto possa essere una moto che veramente mi ha fatto, diciamo, innamorare, è la mia prima moto, è una moto che comunque di emozioni ne regala, ma ragazzi, originale, è molto complicata da portare e da tenere. Considerate che per un novizio, io non mi posso considerare un pilota né tantomeno un esperto, ma oramai diciamo che qualcosina l'ho imparata, e credetemi, sospensioni e impianto frenante vanno riguardati assolutamente. Per quanto possiamo trovare una pinza Brembo all'anteriore, doppio disco, le pasticche nuove, quello che volete, ma la pinza va cambiata, la pompa va cambiata e i tubi in treccia sono obbligatori. Io non l'ho ancora fatto, e voi mi direte, perché dici che sono obbligatori e non l'hai ancora fatto? Perché bella domanda, stavo pensando di farlo, ci ho pensato più volte e molto probabilmente lo farò, solamente nel momento in cui deciderò comunque di tenere la moto per almeno un altro annetto, e non era questa la mia intenzione. Vi sto spoilerando un po' troppe cose, ma comunque adesso è tornata, e Medina è tornata, godiamocela signori, perché veramente mi è mancata troppo. E queste curve, mamma mia come mi danno, attenzione, sono proprio carine, goduriose, con questa temperatura che fa freddo quasi, ma che bello, mamma mia che bello. Ma poi ragazzi, è una bicicletta, guardate come si butta a destra e a sinistra, la si piega come... è troppo bello! No, allora ragazzi, chi dice che questa è una moto, è un cesso, è lenta, stai a piedi, stai dietro, ok, ci può anche stare. Il motore non è uno di quei motori che tu dici, vabbè, ma questo corre, fa il suo, fa quello che deve fare, e il suo habitat naturale credo che sia proprio questo, un bel misto stretto, oddio, il misto strettissimo proprio, non lo so, bisogna avere un bel manico, però, cioè, allora, fermiamoci un attimino, qui, senti la quiete, c'è qualche altra motina che sta salendo, meglio dire di fermarci un attimo. Thank you.
Perfetto ragazzi, io direi che per questo video può tranquillamente essere tutto. Si è fatto l'orario di tornare a casuccia e mattina la prenderemo sicuramente anche dopo, domani. Oramai è tanto tempo che non ce l'ho e la voglia di usarla, ragazzi, è tantissima. Quindi arriveranno tanti video sul canale, o almeno spero, mi impegnerò per farlo, anche perché ci tengo. Il canale è rimasto tra virgolette fermo per tanto tempo e mi è dispiaciuta un sacco questa cosa, anche perché siamo quasi arrivati ai 1000 iscritti, ragazzi. È veramente un traguardo che può sembrare inutile, ma vi assicuro che per me è tanto tanto importante. Quindi, come al solito, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dicevo questa frase da veramente troppo tempo. Come al solito, lasciate un bel mi piace qua sotto, commentate, condividete il video con tutti i vostri amici, chi potrebbe essere interessato al mio ritorno e al ritorno della mia moto. Seguitemi su Instagram, dove sono, non in quest'ultimo periodo perché non avevo la moto e non ero poi tanto invogliato appunto a caricare contenuti, ma comunque seguitemi anche lì, trovate in sovraimpressione il mio nome. E noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi!